Toffi e Molly di Las Lunas ci hanno attaccato i pinocchi! Buongiorno, amicelli! Non c'è niente di meglio di una fantastica domenica, tranquilla, solo tra donne, sì, perché oggi siamo a casa solo io, Giada, il mio dolce caffè e lei sta ancora dormendo, quindi ora si sorseggia il caffè molto molto lentamente e mi faccio anche un bel massaggino, un bel massaggino alla testa, così un massaggino, sì, avrò un pochino di dermatite probabilmente, vabbè. Finisco il caffè e vado a svegliare Giada. Buongiorno amore, è ora di alzarsi, dai sveglia amore. Ci sei? Sveglia. Amore mio, è ora di alzarsi, dai che è domenica amore. Oggi abbiamo un sacco di cose bellissime da fare insieme, siamo da sole, ti ricordi? Oh sì, sì. Non vedo l'ora di passare una bellissima giornata con te. Dai, allora prepariamoci, ci vestiamo e andiamo giù a fare colazione. Sì. Allora, Giada, forza dai, facciamo la colazione di questa domenica favolosa. Ok, tu che ti mangi? Oh, c'è una... questa brioche alla crema che è buonissima. Amici, la vorreste assaggiare anche voi? Sì, però non potete, mi spiace. E dopo la colazione direi che possiamo andare fuori a giocare. Che dici, giochiamo a palla? Oppure a che cosa possiamo giocare? Vabbè, un sacco di cose. Intanto beviamo un po' di tè e apriamo i pan di stelle. Così. Amicetti, sarà una domenica indimenticabile, vedrete! Dai, forza! E soprattutto non succederà niente di niente di niente, vedrete, sarà bellissimo! Ma Giada, scusa tanto, ma è normale che esci in camicia la notte, amicetti? Vabbè, dai! Mettiamo. Ho capito che è domenica, però insomma, perlomeno vestirsi! Vabbè, dai, giochiamo a palla! Ok Giada, forza, lancia! Palla. Sì, sì, mettici il tempo che vuoi qua! Credo che sia pieno di zanzare! Mi stanno pungendo, Giada! Oddio, le zanzare! Giada, prendi la palla! Ma allora, la fai cadere! Pronti? Sì, Giada, hai ragione! È pieno di zanzare! Dai, mamma! Sì, credo che forse sia meglio rientrare! Io me ne vado! Che fame! Ok, grazie! Eccolo qua! Oggi sarà una domenica indimenticabile dove non succederà proprio un bel niente di niente, ragazzi, perché sarà una domenica bellissima tra donne! Ma mangiamo! Ok, pranzetto a posto! Che carino questo simil, non l'avevo mai visto! Allora, qui dovrebbe esserci il mio panino e le patatine, ok? Sì, buon appetito e buona... Giada, Giada, anche a me, Prude! Oddio, oddio! Amicetti! Mi sta venendo in mente una cosa, Giada! Ieri Moni mi ha chiamato e mi ha detto... Ascolta, a proposito di ieri, tu
dicevi che, insomma, che tu e Sofì avete preso i pidocchi, giusto? Ieri abbiamo preso i pidocchi. No, ieri Sofì si stava solo grattando. Però hai indovinato, effettivamente Sofì e pidocchi. E anche io. Esatto, esatto, beh, volevo farti sapere che ce li avete attaccati. Esatto, sì, li avete attaccati sia a me che a Giada. Noi vi abbiamo attaccato i pidocchi, ma veramente una settimana fa, prima di vedervi, noi stavamo benissimo. Quindi, secondo me, ce li avete attaccati voi a noi, capito? Come no? Come li abbiamo attaccati noi a voi? No, No, voi li avete attaccati a noi, non noi a voi, perché a voi vi sono venuti ieri, a noi ci sono venuti oggi. Sì, mamma Nadia, hai ragione, non importa chi è stato ad attaccare chi. Comunque, l'importante adesso è che noi dobbiamo spidocchiarci. Oh, guarda, noi abbiamo già una schiuma che ha portato Papi Andy, l'ha presa in farmacia. Adesso poi ti mando tutte le istruzioni su come fare, perché quella schiuma la metti in testa, anzi forse Papi Andy sta già iniziando a spidocchiare Sofì di là. Adesso devo andare e niente, ammazza tutti i pidocchi. Allora, ok, spidocchiatore. Cosa numero uno, la cosa più importante, avvertire la scuola. Cosa numero due, molto importante anche questa, avvertire ovviamente tutte le persone con cui siamo state in contatto. Molto importante anche questa, ok? Quindi spulciatore e cuffietta di gomma. No, me lo ricordo, quelle amicette, mi ricordate il nostro video? Che vi lasciamo qua sopra, quello... di quando abbiamo vissuto già questa esperienza terribile dei pidocchi che già aveva preso al mare con le trezzine. Incubo. Beh, comunque, grazie Moni, grazie anche di averci attaccato i pidocchi. No, no, niente, niente, scherzavo. Va bene, allora ci vediamo presto e senza pidocchi magari la prossima volta, eh? Sì, ciao cara, ciao, ciao, ciao. Ok, lo sapevo, lo sapevo, sarà un disastro. Ora chi glielo dice a Giada che dobbiamo fare il trattamento con quei capelli che ha lunghissimi, con quel pettinino fine, 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 per togliere le uova, i pidocchi, i rimasugli. Inizio ad avvertire la scuola. Amicetti, ci vediamo dopo. Giada, amore, è successa una cosa terribile. Niente, praticamente, scusa, questo dopo, abbiamo i pidocchi, è sicuro, ce li hanno attaccati Las Lunas, Sofì e Moni. Sì, loro dicono che siamo state ad attaccare loro, vabbè, no, questo non è importante. Mettete un like se pensate che noi abbiamo attaccato a loro i pidocchi e iscrivetevi al canale se pensate che loro invece ce l'hanno attaccati a noi. No, mettete un like e iscrivetevi al canale comunque, giusto per renderci più forti in questi momenti di tragedia. Doveva essere una domenica bella, meravigliosa, sì, tra madre e figlia, e invece no. Giada, ti devo dare questa brutta notizia, sei pronta? Ti ricordi l'estate scorsa? E ora vi faccio vedere qualche immagine in cui tu avevi fatto quelle splendide treccine fucsia e rosa. Ecco, ti ricordi che avevamo dovuto scioglierle? Perché? No, per quello! C'erano un milione di pidocchi! Beh, la situazione è simile, quindi... Giada? Dobbiamo fare il trattamento! No, non voglio farlo! Allora, adesso stai qui, bella, tranquilla. La mamma va subito in farmacia. Tu rimani qui, aspettami qui, tanto 10 minuti. La farmacia è qua dietro. 10 minuti qua in casa. Io vado, non dire stupidaggine, da fare il trattamento. Anzi, non appoggiare la testa su niente. Dopo devo disinfettare tutto. Corro in farmacia e prendo tutto il necessario. Pettinine, eccetera. Vado subito. Giada, mi raccomando, non ti muovere di qui. Io vado! Oh, io non voglio fare il trattamento. Amicetti, lo sapete io cosa faccio? Adesso me ne scappo e non farò il trattamento. Prude. Ok, la mamma non è ancora tornata. Adesso scappo con la bicicletta.
adesso scappo. Solo che si può vivere anche con i pidocchi in testa. Non tanto, vabbè, adesso vado. Ok, posso andare. Adesso mi preparo. Forse non tanto in discesa. E sì, parte! Che bello! Eccomi tornata, Giada! Ho tutta la corrente! Dove sei? Amore? Giada? Giada, tesoro? È tornata la mamma! Mi ha fatto il trattamento! Su, forza! Dove sei? Perché non rispondi? Per l'ennesima volta mi faccio sempre fregare! E adesso dove sarò andata? Oh, allora lasciatemi fare mente locale. Dove può essere? Quando scappa dove va sempre? Io un posticino in mente ce l'avrei! E guarda caso, pensa proprio che sia lì! Adesso vado a cercarla, aiuto! Ecco, sono sicura che è al parco, guardate, ci scommetto, perché se non è al parco o è al boschetto, che ne so dove è andata, l'altra volta me la sono ritrovata dai nonni. Vabbè, speriamo che sia al parchetto, e se è al parchetto lo sgriderò tantissimo, perché non si va in giro con i pidocchi, non facciamoci sentire, se qualcuno scopre che ha i pidocchi mi uccide, e oltretutto ce li ho anch'io, ragazzi non vedo l'ora di fare il trattamento. Sono arrivata al parchetto finalmente, e la mamma pensava che rimaneva a casa ad aspettare il trattamento. Posso vivere anche senza il trattamento, non mi prude più quasi. Vabbè, entro. Mi vado a divertire. Oh, comunque non mi dà fastidio per niente. Eccola là, guardate come si diverte. Qui c'è la sua bici. Certo, adesso voglio vedere quanto resiste con tutti quei pidocchi in testa. Vediamo se ha ragione lei o ha ragione come al solito la mamma. Guardate come si gratta. Scappa lei, niente trattamento. Voglio proprio vedere quanto resiste. Ok, vado a giocare sullo scivolo. Adesso salgo di sopra. Mi stavo cadendo. Che prurito. Forse la mamma aveva ragione che il prurito dava fastidio. Vabbè, vado a giocare sull'altalena. La mamma non me lo fa mai fare. Prude, amici, fa anche caldo. Uffa, è bruttissimo per i pidocchi. Guardate che combina adesso. Si è messa in piedi sull'altalena. E io questa cosa non voglio che la fa. Ma e oltretutto si sta grattando, rischia di cadere. Voglio vedere quanto resiste ancora. E dopo di che andrò a sgridarla, perché non esiste. Eccola lì, guardate che combina, continua a grattarsi, e certo, pensa di non dover fare il trattamento con tutti quei pidocchi che ha in testa. Certo che lo deve fare, adesso aspetto proprio qui e vediamo che fa. Oh, Mitz, prude, forse era meglio rimanere a casa con la mamma. Le mamme hanno sempre ragione, amicette, ascoltatele sempre, anche se io e mio fratello non le ascoltiamo mai. Lo sapevo io. Mamma, ma cosa ci fai qui? Non volevi fare il trattamento, eh? Come al tuo solito sei scappata. Sì, mamma, però devo subito farlo. Non riesco io. Eh sì, la mamma ha sempre ragione. E soprattutto Giada, muoviamoci. Io non ce la faccio più, e tu? Voglio fare il trattamento, andiamo a casa. Ok, siamo arrivati a casa. Amicetti,
Giada è pronta. Ovviamente lo faccio prima a lei e dopo a me, anche se mi prude tantissimo. E ora vi faccio vedere tutto il procedimento, così almeno se vi capita anche a voi, cosa molto probabile, almeno saprete che dovete fare. Ah. Ok, amicetti, ci siamo! Allora, questo è il prodotto che andremo a usare su Giada, che praticamente sì, amore, guarda, piuttosto che grattarti. Allora, useremo il Milice Schiuma. Oltretutto abbiamo lo shampoo per dopo e il pettinino. Orribile, sui capelli di Giada sarà un incubo. Io intanto mi prude tutto. Ah, tu stai guardando i video delle nostre care amiche Sofie e Moni. Io le voglio ancora molto bene, però ci hanno attaccato i pidocchi. È vero. Mannaggia, allora adesso cerchiamo di liberarcene e partiamo con... No, mamma. Schiuma. Dobbiamo per forza, amore, dai, forza. Allora dividiamo in ciocche i capelli. Allora, primo spruzzo. Guardate. Allora, ok, partiamo. La schiuma. Sì, ti gratto. Oh, poverina. Ok, meglio? Grazie. Perfetto. Ci sono i pidocchi che si ribellano alla schiuma, mi sa. Ok. Amicetti, ora dobbiamo farlo per tutta la capigliatura. Lasciami un po' di schiuma perché anch'io ce li ho. Come va? Non ci vedi più? Sei un po'. Chiudi. Allora, Sofì, la mia tecnica è pettinarteli, così lo spalmiamo meglio, perché il papi te l'ha messa bene, te l'ha messa dappertutto, però si formano un sacco di nodi, quindi io adesso te li pettino, così andiamo a spalmare bene di nuovo un'altra passata di schiuma. Vogliamo risparmiarvi questa tortura, almeno a voi, speriamo che non vi vengano mai. Amicetti, ok, Giada è finita, ora gli manca solo la cuffiettina. E quello è giusto, quelle 3, 4, 5, 6 orette da far agire il prodotto. Se poi ti dà fastidio lo chignon, lo puoi togliere quando vuoi. Ciao. Ok, amicetti, ora tocca a me. Devo fare tutto da sola, povera me. Ok, amicetti, sono pronta con tutto quanto. E ora mi metto anch'io l'asciugamano per non sporcare la maglietta e speriamo bene. Ok, partiamo. Speriamo di debellarle tutte queste maledette. Ci vediamo dopo. Una cuffietta. E tada! Eccomi qua. Pronta per le mie ore di trattamento. Ci vediamo probabilmente più tardi, anche perché forse voi non lo sapete, ma ora devo occuparmi di tutto il resto, ovvero cambiare tutte le lenzuola di tutti i letti, pulire tutti i pozzi di Giada, le bambole, il divano, insomma tutto quello che può essere entrato a contatto con la sua testa. Sarà un vero di andare, però volevo farvi notare quanto siamo carine insieme. Vieni Giada, vieni vicino, fatti vedere. Hello! Pidocchietta mia, mannaggia, spero che non vi capiti mai, anche perché se vi dovesse capitare
tutta questa prassi toccherà anche a voi. E adesso anche questi cuscini del divano. Li devo lavare tutti. Sarà un incubo. Ok, Giada, ho finito. Ho lavato tutto. Ho messo a lavare tutti i tuoi pupazzi, tutte le coperte. Sì, tutto, amore, tutto quanto. Tutto disinfettato. Adesso manca solo queste. Il divano, forse. Ok, una volta sistemato il divano, grazie al cielo, il papà e Ricky non hanno preso i pidocchi. Sì, vero. Meno male, amicetti. Comunque, voi iscrivetevi al canale e lasciateci un bel like. Oh, guarda, papà e Ricky stanno arrivando proprio ora. Pioggia pure, vado. Ah, bravi che avete messo le cuffie per la pioggia. Magari ci avessimo pensato. Le cuffie per la pioggia? Sì, guarda. Sta pioggia comunque. Ma pieno perché di... ti stai grattando? È pieno di zanzare. Cos'è? È un po' che mi continua a grattare, mannaggia. Devono aver punto ovunque. Veramente? Sì, le zanzare.